a tutti, io sono Stefania e questo è il mio primo tutorial. Allora, incominciamo. Come prima cosa metto una base per ombretto. Questa qui è quella della ELF ed è Eyelid Primer ed è un primer trasparente. Come seconda cosa metto un'ulteriore base che sarebbe quella della NYX Jumbo Eye Pencil colore NYX. Adesso utilizzerò la palettina, quella della Essence, la Vampire's Love. Utilizzerò gli ultimi due ombretti della palettina, il rosa e il viola. Prendo il pennellino, quello della ELF, sarebbe quello AC piccolino, e prendo il primo colore, che è il rosa chiaro. Lo metto su tutta la parte da mobile, la copro tutta. La copro tutta, verifico che sia tutto a posto e scelgo l'altro pennello, cioè quello da sfumatura, e prendo quello della Essence, quello viola. Questi pennelli, anche se costano poco, sono buonissimi. Questo è della Essence e prendo il colore viola, cioè il colore sopra il rosa, e lo metto alla fine dell'occhio, sfumandolo, portandolo all'interno, facendo questi movimenti rotatori e avanti e indietro con il pennello. Prendo il colore con il pennellino in dotazione nella palettina, prendo il colore viola, quello scuro, e lo metto sulla rima ciliare inferiore fino a metà occhio e lo sfumo. Dopodiché prendo il matitone della Jumbo Eye Pencil, sempre Milk, e lo metto sull'arcata sopraccigliare, dopodiché lo sfumo con il dito. Dopodiché prendo questa palettina fatta da me e prendo il colore bianco, questo è quello della pupa, il bianco matte, e lo metto su tutta l'arcata sopraccigliare dove ho messo il matitone della Jumbo.
Dopodiché prendo questa matita della Essence, è una Long Lasting Eye Pencil, e questo è il numero 11, Go Wild. Questa matita io la adoro perché la metto nella rima interna dell'occhio soltanto quando faccio dei trucchi un po' particolari, tipo con il rosa, il viola, queste cose così, perché mi rende l'occhio al naturale. Non è la solita matita bianca o altro, questa matita lo rende naturale il trucco. Dopodiché prendo una matita viola, una qualsiasi matita viola, io ho questa qui della dove c'è stampata Hello Kitty, non so nemmeno di che marca è, che mi trovo bene. Dopodiché prendo il piegaciglia, piego le mie ciglia lunghissime. Dopo prendo il mascara, questo sempre della Essence, il Multi Action Mascara, e lo metto sulle ciglia, sia sopra che sotto. Adesso vado a fare l'altro occhio e ci vediamo dopo per la base. Questi sono gli occhi finiti. Questo è il trucco su di me, degli occhi. E adesso andremo a fare la base. Allora, come prima cosa metto la mia crema della Nivea Visage e si chiama Control Shine. È un gel crema opacizzante, mi trovo benissimo con questa crema, si asciuga subito, proprio la metti e già è asciugata. Come fondotinta sto utilizzando questo della L'Oreal, è in mousse, è molto carino come fondotinta, ma non so perché, ma mi fa un effetto un po' strano, troppo chiaro per la mia pelle. Lo utilizzo con questo pennello della ELF, quello a due fibre, che però non mi sto trovando bene. Quindi credo che la prossima volta lo metterò con un altro tipo di pennello. Come prima cosa lo tampono nella mano, cioè lo scaldo nella mano, e dopo lo metto sul viso. Dopodiché lo sfumo con le mani perché non mi piace molto l'effetto che mi fa sul viso questo fondotinta. Comunque lo spalmo bene sul viso. Dopo aver messo il fondotinta, metto il blush, utilizzo questo della Essence, il Silk Touch Blush, nel numero 10, Adorable.
lo metto con un pennello di una con un pennello da blush. Io preferisco mettere blush, illuminante, tutto prima della cipria, perché mi trattiene bene il trucco. Dopo aver messo il blush, utilizzo questo correttore è il numero 20 Soft Beige, sempre della Essence, il Stay All Day 16 ore. Lo metto sulle occhiaie e lo sfumo con un pennellino da sfumatura. Come pennellino da sfumatura utilizzo il pennello della Naked 2, mi trovo benissimo con questo pennello. In un lato metto il correttore, con l'altro lato lo sfumo, mi trovo veramente bene. Bene, come cipria io utilizzo quella della Elf e la Sheer. La voglio finire perché è già da un bel po' che ce l'ho e la vorrei finire, quindi la utilizzo spesso come cipria. Allora, per le labbra, siccome dovevo uscire ed era giorno, cioè mattina, quindi non un rossetto, ma ho messo un lucidalabbra, e questo della e.l.f. è il Luscious Liquid Lipstick, nella colorazione Pink Lemonade. Bene, questo è il trucco finito, spero che vi piaccia. Ovviamente questo è il mio primo tutorial, quindi vedrete degli errori, delle cose un po' particolari perché non ci sono molto abituata. Comunque ci vediamo alla prossima. Spero che vi piaccia, questo è il tutorial finito e se vi va seguitemi nel prossimo video. Ciao!